Dunque, allora, la regione Lazio in appoggio a Pirozzi, ma se tu fossi eletta la regione Lazio. Beh, sarebbe innanzitutto credo, un grande impegno e di non semplice attuazione da portare avanti. Però io delle idee ne avrei tantissime. Ti potrei dire innanzitutto che la prima cosa che probabilmente mi metterei a fare, e sarei anche molto pronto su questo, è il grosso problema delle demolizioni delle case abusive realizzate su tutto il territorio della Procura di Velletri. Ricorderai la grande problematica che è tuttora aperta e che non ha trovato assolutamente Questa mi soluzione. sembra una grande fregnaccia, poi ti dico Che perché. io ho seguito attentamente anche e soprattutto dopo che ho smesso di essere sindaco e che avevo anche individuato, per quanto ovviamente può essere giusto quello che io pensavo, nelle forme di soluzione, quantomeno per non andare a colpire in modo così inesorabile come la Procura sembrava volesse fare, dico sembrava perché fortunatamente a 2 anni di distanza circa ancora la cosa è praticamente. Ho sentito che ci sono delle demolizioni in corso a Ma adesso ti Rocca da dico, Papa. io ho sempre fatto presente che non sono contro il principio della legalità, che per me rimane comunque un valore Certo, assoluto, certo. ma ho anche altrettanto detto con fermezza che in una fase così delicata, così critica della nostra contemporaneità, andare a prendere di petto come è stato preso dalla Procura di Velletri, sicuramente nel profilo, diciamo, giuridico senza nulla eccepire, ma poi lasciando in pratica ai sindaci il cosiddetto cerino in mano, dicendo tieni, dimmi cosa è stato fatto, dimmi perché magari non è stato fatto, altrimenti o ti ritengo responsabile di abuso d'ufficio o di omissione di atti d'ufficio. Chiaramente i sindaci in questo modo si sono trovati tra l'incudine e il martello, moltissimi, incluso il sottoscritto, a dover rispondere di situazioni che addirittura erano datate di 30 anni e che però ad oggi non hanno trovato concretamente soluzione. Io ho sempre sostenuto una serie di ipotesi che peraltro ho racchiuso in una mozione, che è questa qui, che poi ti lascerò, che qualora io sedessi alla Pisana, semmai la volontà popolare mi ci portasse, io presenterei immediatamente all'attenzione del Presidente della Regione per far sì che questa problematica, come io ho sempre ritenuto e come ho anche detto al Comitato per i diritti, di cui i responsabili sono dei carissimi amici, è un problema che la Regione non può risolvere normativamente perché è un problema di natura Certo. nazionale, ma che la Regione, nella presidenza Zingaretti, ha comunque smosso, non è che l'ha inventato, ma l'ha smosso allorché ha siglato quel protocollo d'intesa che tutti conosciamo nel giugno del 2015, dal quale poi è partita tutta la problematica. Io ho detto che il Presidente della Regione, a mio avviso, ovviamente con la spinta del Consiglio regionale dietro, di tutti i sindaci comunque interessati, doveva andare, a mio avviso, alla Conferenza Unificata delle Regioni e portare questo problema al governo e dire: signori, perfetto, è vero, l'abusivismo è una questione che non va tollerata, anzi va repressa e va controllata. Detto ciò, però, se abbiamo circa 3.000 casi, come è stato detto, e comunque centinaia in questa zona, ma in tutta Italia, non solo nel Lazio. Come pensiamo noi oggi, in questa fase di assoluta criticità sociale, di affrontare, demolendo, ovviamente con quali risorse? Prima domanda. Ma soprattutto demolendo e togliendo la casa Dove li e mettiamo? mettendo per strada Dove li queste mettiamo? persone che, ripeto, hanno commesso un abuso. Io su questo non discuto, però poi mi domando pure: ma dopo cosa succede? E allora io ho dato dei suggerimenti, ho detto andiamo nella conferenza unificata delle regioni, portiamo questo problema al tavolo del governo e diciamo al governo un attimino fermiamoci, ragioniamo, una moratoria, una sospensione, non lo so, come volete, e intanto vediamo come eventualmente risolvere questo problema. C'erano stati anche, come tutti sappiamo, dei percorsi alla Camera e al Senato, c'era stato il DDL Falanga che poi si è rivelato una grandissima, Poi è probabilmente, finita libero, presa in come giro sempre. sostanzialmente, che poi non ha trovato sbocco. C'erano altri provvedimenti di legge, però se nessuno prende la cosa a cuore e si lascia tutto così, io ripeto, avrei questa mozione che poi se tu vorrai la E puoi dopo la recuperare insieme agli pubblichiamo attivisti, questa. che sicuramente è perfettibile e modificabile, che però sarebbe un atto di intenti concreto a sostegno di questa problematica per una soluzione.